Io approfitterei della presenza dell'astrofisica Hack, sui cui libri abbiamo studiato in tanti, per ricondurre un po' il tema a fuoco nel rapporto tra la fede e la scienza. Ecco, prima nella sua relazione, l'astrofisica ha detto che tante volte l'ipotesi di Dio è un'ipotesi che viene formulata per spiegare quello che non si riesce a spiegare. È una ipotesi troppo facile, anzi facilona. Ecco, finché lei parlava, mi è venuto in mente un grande genetista che è Dobzhansky, il quale se ne è uscito con un'espressione che io ho sempre ricordato ai miei studenti. Dobzhansky dice: Dio non è la spiegazione delle cose che non riusciamo a capire, ma è la spiegazione delle cose che riusciamo a capire. E andando avanti con questo tema, mi sono chiesto: ma che cos'è oggi che la scienza ci fa capire? E ho trovato che nel dibattito contemporaneo sta emergendo sempre di più una parola chiave, che è la complessità a cui lei faceva riferimento. Questa materia che è sempre più complessa. Ogni volta che pensiamo di aver trovato la soluzione, di un problema, ecco che si apre subito un'infinità di altri problemi. È successo per il modello dell'atomo: si pensava di aver raggiunto le particelle elementari, invece poi queste particelle a loro volta diventano uno sciame di altre particelle. L'universo è sempre più grande, parliamo di centinaia di miliardi di galassie. Ecco, la complessità, la domanda che le pongo è questa: in che misura, secondo lei, l'organizzazione della materia, questa serie di informazioni aggiuntive, per usare un linguaggio caro ai genetisti, questa serie di codici con cui le cellule comunicano tra di loro, ecco, in che misura questa complessità è riconducibile alle proprietà, lei parlava prima dell'atomo di idrogeno. In che misura è riconducibile alle proprietà del protone, dell'elettrone? Non sembra, cioè, lo dico con assoluta onestà intellettuale, almeno credo, non sembra che l'organizzazione della materia, questa serie di codici, richieda un surplus, qualche cosa che va al di là. E mi consenta di concludere con l'ultimo esempio preso dal progetto Genoma Umano. Usiamo questo plurale, decifrato il genoma umano: 3 miliardi e 200 milioni di battute. E ciascuna di queste, se presa singolarmente, è assolutamente banale, non dice niente. Ma nel contesto consente la realizzazione della cellula, del cuore, dei reni, del fegato, del cervello, consente la vita. Ecco, questa è una domanda fortissima, che richiede una risposta ragionevole, perché alla fine poi una risposta perlomeno diciamo plausibile. Ecco, la domanda è: Dio può essere una risposta plausibile a questa complessità che sembra non essere riducibile alle proprietà della materia? Grazie. Quello che dicevo prima, e quello che meraviglia è che da una zuppa di particelle elementari si possa arrivare a esseri complessi quali siamo noi. Questo meraviglia, e una comoda spiegazione è Dio, però altrettanto possibile è che questa sia una proprietà insita nella materia. E sono equivalenti. Lei ha fede in Dio, io credo nella materia. Einstein diceva perché c'è qualcosa e non il tutto, però. Perché No, mi pare esiste diceva qualcosa. che è talmente Scusi, ho straordinario. sbagliato a citare. Perché esiste qualcosa e non il nulla? Perché esiste la materia? Sì, Perché esiste, è un dato di fatto che sperimentiamo. una materia intelligente che poi si sviluppa in Che questo poi modo si così completo. sviluppa, no, appunto, dalla materia bruta, dalle molecole elementari, dalle particelle elementari si arriva fino a esseri complessi. Uno lo spiega con la mano di Dio. E io lo spiego con una proprietà insita nella materia, e mi pare sono due spiegazioni ugualmente fideistiche e ugualmente accettabili. Quella di Dio forse
è più comoda, certo c'è un essere superiore che prevede e fa tutto, però mi sembra sia anche una spiegazione più infantile, nel senso che c'è un babbo, una mamma che ci guida per mano. Insomma, c'è da discutere su questo punto, perché sentire che io sono infantile, beh, non è una bella incensata, ecco, insomma, sinceramente, c'è il problema. Bruno Fasani. Dal momento che voi chiedete ai credenti l'umiltà del dubbio, o quantomeno l'umiltà della disponibilità davanti alla scienza, perché la scienza, di fronte al mistero che non sa spiegare, non ha qualche volta l'umiltà del dubbio? Perché il vero scienziato non fa altro che scoprire delle regole che qualcuno ha scritto per prima. È vero che lo scienziato lavora su dei dati scientifici, ma è anche vero che lo scienziato, non essendo eterno, lavora su materiale altrui. Lo scienziato lavora su quello che hanno fatto gli altri. Uno si arrampica sulle spalle dei giganti che l'hanno preceduto. La scienza è un continuo progresso e quindi non capisco quello che volesse dire. Comunque, non ho capito. Era chiarissimo, signora, era per dire che forse Dio, cioè, potrebbe essere un Dio che ha messo le regole, perché se poi è vero che voi scienziati non fate altro che scoprire delle leggi matematiche che regolano il mondo, ci viene da domandare, è la materia che si è razionalizzata, autorazionalizzata, oppure c'è stata una mente davvero più grande che ha dato l'avvio e poi la materia si è messa in moto? Punto di prima. Sì, a questo punto lei dice, caro Don Fasani, non hai ragione, per la stessa ragione che dico, cara signora, lei non ce l'ha lei. A meno che, come credenti, diciamo, abbiamo capito le ragioni dei non credenti o degli atei o degli gnostici, fate in modo, da parte appunto dei non credenti, atei e agnostici, di non dire a noi credenti che siamo infantili. È una richiesta, mi pare, molto civile. Ecco. Penso che l'uomo sia sempre stato uomo. Le prove scientifiche lo dimostrano. A porte chiuse o di tanto in tanto, parlando molto sinceramente, gli evoluzionisti ammettono che non esistono prove che l'uomo sia derivato dalla scimmia. Posso dire che, come scienziato, non vedo alcuna prova che l'evoluzione sia avvenuta o sia in atto oggi.